Metti la punti. Metti la giù, dai. Proviamo questo nuovo prodotto. Dovrebbe coprire meglio. Poi quando ti stanchi e vuoi cambiare posizione, okay, alzi il bimbo al cielo, sì, e riprendi da questa posizione. Figura. Lo sai che così è giusto? Perché rompo la staticità e in più, che dici, attiro l'attenzione del pubblico? Sì, però ricordati che l'attenzione del pubblico l'attiri col tuo carisma. Ne ha di carisma. Aspetta che vado a Parigi, questa e non torna più. Magari. Poi non hai visto, no, non hai visto il trucco bello? È bravissimo. È fantastico. Poi anche capite, il braccio lo metti così, te lo tieni più vicino. Mamma, ho fame, possiamo iniziare a mangiare? Aspettiamo tua sorella, non vedi sta lavorando? Sì, lavoro. Chiamalo lavoro. Marta, sarebbe ora che tu la smettessi, lasciala stare tua sorella. Almeno lei sa fare qualcosa. Io lo ammetto, non ho talento in niente. Lei invece ha una vocazione. Che stronzata. Vocazione. Ma dai, ma non puoi ridere. Non perché nostra sorella, ma se ci sta qualcuno qui in famiglia che ha talento, questo è proprio lei. Tu chiudi il becco. Ho detto solo che ho fame, non mi va di aspettare una che fa finta di lavorare. Marta, siamo qui per rilassarci, non per stressarci. Dopo si mangia, quindi se ti va bene stai qui, se no te ne torni a casa. Sono stufa di sentire parlare tua sorella. Dai, smettila di fare sempre guastafeste però, eh! Io non sono una guastafeste, siete voi che stravedete per lei. Qualsiasi cosa fa lei è sempre bello, originale, meraviglioso, perfetto, vero? Ogni volta che parlo io sbaglio sempre. Io non vedo l'ora di andarmene dalla vostra casa. Dai, siediti e farla finita. Condisci l'insalata, per favore. Sei sempre esagerata. Tutte le cose che fai, che dici? Siediti, dai. Silvia, per favore, puoi venire a condire l'insalata? Fatelo voi. Devo studiare i movimenti. I movimenti li studi dopo. Dai, tesoro, occupati anche tu della collettività. Silvia, non ti preoccupare, studia. L'insalata la condisco io. Dai, un po' di rispetto per tua sorella. Tra due giorni se ne va a Parigi e non la vedi per una settimana. Datti una calmata. Ci tiene tanto. Solo una settimana. Beh, per me ci può rimanere pure tutta la vita. Anzi, perché non parti oggi stesso? Mamma. Ragazze, ora si mangia, venite! Silvia, ti ho fatto un video mentre stavi provando, ma non posso fartelo vedere. E perché? Si sente l'audio di Marta che parla male di me? Spiritoso. No, mi si è scaricata la batteria. Allora, bimbe, noi abbiamo deciso. Sabato Silvia parte per Parigi, martedì prossimo la raggiungo anch'io. Chi di voi viene con noi? Dai! Una settimana a Parigi, ci ospita un mio amico, una casa grandissima. E me lo chiedi anche, io ho già le valigie pronte. Magari, io e Carlotta dobbiamo studiare per gli esami. Marta, vieni con noi? Sì, certo, come no? Se lei va a Parigi io vado nell'emisfero opposto. Va bene, dai, si mangia adesso. Vuole un po' di compagnia anche lui. No, allora mettilo qua. Meglio. Mettiamolo in mezzo. Mettilo nel cestino del sushi. Un po' di insalata per me? Dai, chiamami stasera quando arrivi. Ehi, dai. Proprio tu mi hai detto che quando si inseguono i sogni dobbiamo essere felici. Dobbiamo. Te lo so, dai. Te lo so. Eccoline. Ciao. 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 Dov'è il mio caricabatteria? Dilette? Sta qui, mamma, vieni. Se mi è arrivato un messaggio, non posso neanche leggere. Sì. Anche lì, per lì. Comunque, la pasta no. No, no, no.
Te sicuramente. Però dai. Un camion bianco ha riportato il terrore nel cuore dell'Europa. Sul lungomare di Nizza, nella notte del 14 luglio, festa nazionale francese. L'arma usata per l'attacco terroristico stavolta è un tir lanciato sulla folla che assisteva ai fuochi d'artificio a 80 km all'ora e a zigzag per colpire il maggior numero di persone. Alla guida un 31enne franco-tunisino, ucciso dalla polizia dopo 2 chilometri di corsa nella zona pedonale. A terra, sulla promenade des Anglais, 84 corpi senza vita, molti sono bambini, un centinaio i feriti, decine in condizioni gravissime. La Farnesina non esclude la presenza di italiani, alcuni al momento risultano dispersi. Sul web i sostenitori dell'ISIS celebrano il massacro. La Francia prolunga lo stato di emergenza proclamato dopo gli attentati del 13 novembre scorso. Inorriditi da questa mostruosità, dice il presidente Hollande, innegabile che sia terrorismo, ma noi saremo più forti. 3 giorni di lutto nazionale e a Ventimiglia, sul confine italiano, vengono rinforzati i controlli. Così. Buongiorno dal Tigiuno. Dunque, nel giorno della sua festa nazionale, la Francia ripiomba nell'incubo del terrorismo. Una notte di sangue e di disperazione a Nizza, dove la promenade des Anglais, luogo di svago e di villeggiatura, nel giro di pochi minuti. Mamma, c'è un piccolo cambio di programma. In treno ho conosciuto un ragazzo, Antonio, un artista di strada. Abbiamo deciso di passare 2 giorni a Nizza. Il mio sogno è quello di esibirmi nella promenade. Stasera debuttiamo. Dopodomani ripartiamo per Parigi. Ah, in questo momento ci stiamo godendo i fuochi d'artificio. Mamma, sono felice. Grazie per non aver mai ostacolato i miei sogni. Ma iniziamo dal racconto di quanto è accaduto con Alessio Zucchini e poi la testimonianza di una nostra collega, di una collega del TG1, Roberta Badaloni, che si trovava a Nizza proprio sul luogo e nel momento dell'attentato. Vediamo. La musica sulla Promenade des Anglais. Nizza festeggia il 14 luglio. In cielo gli ultimi bagliori dei fuochi d'artificio, in strada le grida della gente. Un uomo alla guida di un tir entra nella zona pedonale, nessuno lo ferma. Prima rallenta, qualche secondo, e accelera. Corre a 80 km all'ora in mezzo alla folla. Il camion si muove a zigzag, cerca di investire più persone possibile. È il panico. La gente scappa ovunque, in molti non hanno la percezione di quello che sta accadendo. Testimoni raccontano di aver pensato ad un incidente stradale. Tutti fuggono, i genitori stringono i figli tra le braccia, decine di bambini vengono travolti, feriti e uccisi. Le vittime sono di diversa nazionalità, francesi, americani e forse anche italiani. Si cercano alcuni dispersi. La polizia non riesce a fermare in mezzo. Gli agenti non seguono e fanno fuori. Alla guida c'è Mohamed Waleed. Grazie per non aver mai ostacolato i miei sogni.